Come vedete, le impronte del lupo scendono. Prima abbiamo attraversato il bosco e non abbiamo trovato niente. Siamo tornati indietro, vedete? Scendono, guardatele bene, che adesso vanno a squagliarsi. Perché sono di stamattina, ci sono le impronte delle unghie, vedete? Poi passano da dentro la strada. Guardate qua, eh? Vedete, ci troviamo praticamente dietro la strada che è tutta quella, insomma, asfaltata. Qua non si vede bene perché c'è il fango. Ecco perché vi dico, è difficile trovare le impronte dei lupi. Guardatele, eccole qua di nuovo. È difficile trovarle se, anche di qua, vedete, se non c'è la neve. Quindi uno deve costeggiare un fiume oppure deve magari cercare di entrare in punti particolari. Vedete, qua adesso non si vedono più impronte, ma io non voglio proseguire perché inizia a fare buio e vedete questo bosco è veramente poi un po' tetro, fa cagare, diciamo la verità, ragazzi. Sono da solo senza un bastone. Adesso proveremo ad ululare. Guardate che meraviglia di qua. Il lupo, diciamo, sarebbe potuto passare anche sotto il filo spinato perché è molto agile, vedete? C'è un albero caduto, c'è tutta questa parte, questa conca dietro, che però vedo non ha impronte, perché come vi dico il lupo non va nella neve dove fatica, il lupo va nelle strade dove la cosa è più percorribile. Adesso proviamo a ululare, vediamo se fa eco e poi ce ne torniamo alla macchina, proviamo. Se insomma ci avrà già sentito. Beh, risaliamo. È bello che mi sono portati dopo sci e li ho lasciati in macchina. Ho sempre sta frenesia di vedere i lupi, di trovarne le impronte. Guardate, io mi auguro di trovare un lupo ferito per poterlo portare a casa, curare e prendermene cura. Vedete? Queste sono le impronte. Le impronte del lupo. Ai ai. È il 22 marzo del 2021, sono le 19, stiamo tornando da Elce della Vecchia, direzione Simbarino. Volevo farvi vedere quanto è bella la neve di sera con la nebbia. Anche se la strada, devo dire, è abbastanza pulita. Adesso passiamo nel punto dove stamane abbiamo visto il lupo. Poco fa, come avete visto nel video, abbiamo trovato nuove impronte, quindi il lupo di là e di casa passa spesso. Qualora non avessimo trovato impronte, invece potevamo dire che il lupo è passato per caso, ma il lupo non passa mai per caso. Il lupo studia sempre i suoi percorsi. Poi quando c'è la nebbia è proprio il momento ideale, perché il lupo si nasconde nel buio e nella nebbia. Stiamo scendendo verso la fontana di Schiminzi. Domani mattina, 23 martedì, torneremo perché ci sarà altra neve su questa strada, così portano le previsioni. Qua di nuovo buche da fare schifo, sulla nostra sinistra vedete la strada che va verso Schiminzi. Prima abbiamo sentito dei cani abbaiare e sono sicuro che sono i cani in miniatura del signor Circosta, dove abbiamo visto stamane quei bellissimi cavalli nel video. Io ringrazio tutti i follower che mi seguono, una cosa bellissima condividere le mie emozioni col resto del mondo.
Vedere il lupo per me stamattina è stata una cosa indescrivibile. È come vedere un'apparizione di un santo. Io non voglio passare per esagerato, ma essendo che li amo, che li studio, che li cerco, vedere il lupo per me è una grandissima soddisfazione. Dei cinghiali ovviamente non me ne frega niente, perché è un animale che non mi interessa, e quindi qualora vedessi un cinghiale, come è successo l'altra volta a Pecoraro, non starei lì per niente a pubblicizzarne la situazione, ecco. Adesso inizia a fare di nuovo freddo, ho la mano che mi si inizia a congelare, mettiamo gli abbaglianti così vediamo meglio qualora dovesse attraversarci la strada un altro animale, chissà, difficilmente il lupo, eh. È capitato stamattina veramente una grandissima fortuna, e meno male che avevo il telefonino acceso come faccio di solito, anche quando voi non vedete i video. Io quando vengo all'Aracino ho sempre il telefono acceso, pronto a schiacciare rec e a registrare. Quindi se non avessimo avuto stamattina il telefono acceso, non vi avrei sicuramente portato con me a vedere il lupo. Non avrei condiviso questa emozione con voi, perché lo dicevo, ma non avevo le prove per dimostrarvelo, no? Anni fa l'ho visto il lupo in Sila ed è stata una sensazione meravigliosa, ma non sono riuscito a fotografarlo. E poi un'altra volta l'ho visto a Monte Pecoraro, era un lupo che attraversò la strada anni fa, ma non riuscì nemmeno quella volta a fotografarlo. Poi un'altra volta lo vidi, era i primi di novembre del 2019, mi trovavo qua in zona lago dell'Aracina, lo vidi nel binocolo dall'altro lato del lago, ma nel binocolo come facevo a farvelo vedere? Infatti mi sa che devo comprarmi un'apparecchiatura per mettere l'iPhone nel binocolo, così che possa fare video e foto a 5 km di distanza. Stiamo per arrivare all'hotel Aracina, parlo milanese ma in realtà sono calabrisi con la cadenza milanese. Cane. Adesso stoppiamo il filmato e ci rivediamo domani all'alba, da dove ho visto oggi il lupo. Sarò lì in postazione, nascosto dietro le sterpaglie, ad aspettarlo qualora dovesse passare. Un saluto a tutti da DJ, guardate che meraviglia, l'hotel Aracina, tutti illuminati.